Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Da un suo pezzo di qualche giorno fa, forse di una settimana, una decina di giorni fa, su Corriere della Sera, ora parole all'altezza del ruolo, si intitolava La destra e le istituzioni, perché mi sembra, intanto vorrei andare sul contenuto di questo pezzo dalla viva voce, ma mi sembra che si riproponga questo tema, diciamo così, di una riluttanza ad utilizzare un codice comune delle istituzioni, così si sia riproposto con l'uscita sul Fosse Ardeatine. Vorrei sapere se è un caso che possiamo, questo delle Fosse Ardeatine, di aver chiamato italiani e non aver, diciamo, meglio individuato le vittime come antifasciste, come ebrei, come insomma, oppositori del regime, e poi anche, diciamo così, anche il ruolo che i fascisti ebbero, proprio i fascisti, non soltanto la Germania. Esatto, nella scelta, nell'individuazione poi delle 335 vittime. Ma sì, il problema è appunto un problema che ritorna continuamente, cioè che la destra non conosce, diciamo così, le convenzioni, perché si tratta di convenzioni, il linguaggio convenzionale che le istituzioni hanno riguardo a certi punti chiave della storia italiana, della vicenda italiana. Cioè, per esempio, appunto, nel caso delle Fosse Ardeatine non si può cancellare il fatto che, diciamo così, che gli assassini sono stati dei tedeschi. Questi tedeschi però erano alleati dei fascisti italiani, che il questore di Roma Caruso fu quello che fornì a Kappler una parte delle persone, della lista delle persone da fucilare. Sono fatti consegnati alla storia che richiedono dei linguaggi appropriati, anche delle formule, perché certo sono appunto formule convenzionali, ma una civiltà di qualunque tipo, ma anche una civiltà politica, vive anche di convenzioni. Se tu vuoi far parte, diciamo così, ti ritieni parte, ti consideri e vuoi fare parte di quella civiltà, di quella, diciamo così, collettività, comunità politica, devi saper adoperare quelle formule. Poi le puoi anche criticare, ma in un'altra sede, evidentemente, in sede di ricognizione storica. Ma da che cosa nasce questa difficoltà? Cioè una, perché quello che vediamo è come una voglia, al contrario, di affermare una specificità e una differenza rispetto a quello che magari viene chiamato politicamente corretto. È il frutto di una storia, naturalmente, il fatto che la destra è rimasta quel tipo di destra che nasce appunto da un richiamo, diciamo così, al fascismo, il tipo di destra è rimasta esclusa per decenni dalla vita politica, dalla collettività politico-culturale anche, direi, del paese. Adesso, nel momento invece in cui va al governo per la prima volta, da un lato, diciamo così, sente comprensibilmente dal punto di vista umano una voglia di rivincita, di rivalsa, di dire beh, adesso sono io che guido l'orchestra e faccio io, diciamo, dico io quello che, le cose che voglio dire, e dall'altra parte una estraneità storica, da un certo punto di vista la rivalsa, dall'altra io credo proprio la poca dimestichezza con quelle formule, che sono delle formule, perché quando noi vediamo, diciamo così, che gli uomini politici degli altri schieramenti le adoperano, capiamo immediatamente che sono appunto delle formule, dei granelli di incenso bruciati alle convenzioni pubbliche. Ma tutte le società hanno le convenzioni pubbliche, anche qui alla 7 avete le convenzioni per cui alcune cose si devono dire in un certo modo, voglio dire di voi. Certo. Ma è parte, diciamo così, della normalità associativa. Sì, non sono ovviamente regole scritte, ma c'è questa. Vorrei sapere se Sofia Ventura è d'accordo come con questa analisi e perché.